Allora possiamo incominciare? Sì, vai pure. Bene, allora un benvenuto a tutti quelli e a tutti i presenti qui in sala e a tutti quelli che ci guardano da lontano. E siamo contenti di vederci tutti, insomma anche con quelli che ci guardano da lontano. Bene, è il secondo incontro del centro di dialogo. Cioè, sapete che quest'anno vorremmo fare, come è iniziata in fondo Novacana, come centro di dialogo, cioè la possibilità di esprimere i nostri desideri, le nostre speranze, quello che noi custodiamo dentro nel nostro cuore come un prezioso segreto. Allora Novacana si è posta come luogo dove questo segreto si può anche condividere, si può rompere e condividere con gli altri che sono nella stessa dinamica, e questo è molto importante perché è quello che io ho imparato dalla mia esperienza mistica, cioè proprio con Maria, che lei ha aperto il suo cuore a me fino in fondo, rivelandomi, diciamo, un po' tutti i suoi processi di umanizzazione, e io ho visto, voglio dire, che anch'io potevo fare i miei processi, che non erano diversi dai suoi, ma era lo stesso processo, per arrivare, voglio dire, a scoprire quelle qualità che sono della nostra, proprio della nostra umanità, e quindi di tutti, non solo di Maria, ma di tutti, e che questa era la chiave proprio per entrare nel pieno senso della vita e nella possibilità di gustare fino in fondo la vita. E quindi questo io ho voluto da subito, appena finite le apparizioni, avere un luogo di libertà, un luogo dove le persone non si sentono giudicate per quello che dicono, ma al contrario apprezzate, ma è un luogo di libertà dove poter dire veramente quello che è il nostro segreto, il segreto, le cose che custodiamo nel cuore. E quindi di lì è nata Novacana. In questi anni io ho cercato, cioè, e siamo nel 58, in questi anni io ho cercato di trasmettere come ho potuto, cioè quello che io ho vissuto con Maria, come ho potuto, quello che ho vissuto con Maria, ma come esempio di quello che possiamo vivere con ogni persona umana. Certo io ho fatto quel che ho potuto, non so se sono potevo far di meglio sicuramente, ma insomma quello che ho potuto l'ho fatto e continuo a farlo. Però adesso mi è venuta voglia, l'anno scorso mi è venuta voglia di vedere che gli amici che mi hanno frequentato e che continuano a frequentarmi, i vecchi e i nuovi, cioè che cosa hanno capito di questo messaggio, che è il messaggio di una lettura diversa della nostra umanità. E che cosa hanno capito, perché io ho 83 anni fra poco, quindi può darsi che me ne vada. No. E vorrei, voglio dire, no, che questo messaggio restasse nel mondo, restasse nell'umanità, perché è un messaggio proprio per aiutare tutta l'umanità a progredire nel suo sviluppo fino, voglio dire, a capire il senso della nostra vita e godere di questo senso, e godere fino in fondo. E vedo che questo messaggio che ho ricevuto, la fatica che io ho fatto in questi anni, in questi 76 anni, per diffonderlo, e anche, secondo me, voglio dire, la gioia di capire, di vedere che in qualche misura le persone hanno capito, e non solo quelle che hanno frequentato Casanova, ma diciamo nel mondo della cristianità o nel mondo intero, c'è molta più sensibilità rispetto alla visione che io ho avuto. Cioè all'inizio, nel 47, insomma, da quando l'ho avuta, questa mia visione era proprio pellegrina, capito? Nel mondo, in tutti gli ambienti. Adesso non è più così pellegrina. Cioè, le persone, voglio dire, hanno voglia di capire il senso della vita, cioè non si accontentano di avere anche una vita comoda, vogliono avere una vita felice, ma partendo da capirne il senso di questa vita, cioè, quindi
anche cioè l'umanità ha progredito su questo piano, quindi io mi sento anche più, diciamo, autorizzata ad approfondire il discorso, perché c'è una recettività maggiore di quando io ho incominciato con la mia esperienza. E questa è la mia speranza, anche la mia speranza è questa, di vedere che c'è le persone, voglio dire, stanno esplicitando il desiderio di trovare il senso della loro vita, il senso della loro soggettività e anche il senso della storia. Questo e da questa visione io dico, beh, vediamo un pochino se le persone che hanno frequentato Casanova possono essere dei testimoni che continuano anche diciamo l'esperienza che io ho fatto con Maria e che io ho condiviso come ho potuto con loro, no? Perché è il momento di un cambio dell'umanità. E lo vediamo per questa sensibilità che si è, diciamo, approfondita delle persone umane, da una parte in positivo, e poi lo vediamo in negativo, che non trovando il senso della vita, noi usiamo tutte le nostre conquiste umane non per migliorare la vita, ma quasi o per distruggerla o per, insomma, non le viviamo al meglio, le conquiste che abbiamo fatto non le viviamo al meglio, non le viviamo per cambiare un modo di vivere. Quasi quasi è potenziato il vecchio modo di vivere che ha avuto l'umanità, che è il rapporto di forza. Ecco, mentre nel rapporto che io ho avuto con Maria c'era un rapporto di amore che non solo gratificava le nostre soggettività, ma arricchiva continuamente le nostre soggettività. E io questo lo vedo sempre più chiaro, che se non cambiamo questa prospettiva, la prospettiva della visione che abbiamo di noi, cioè diventa sempre più difficile trovare proprio il senso della vita, cioè non ci si accontenta di quello che probabilmente i nostri avi avevano e si accontentavano, noi no. Ma questo è positivo, non è negativo, anche se può scoppiare in una maniera drammatica qualche volta. Infatti io leggo anche tante cose che sono antiumane e che mi fanno soffrire, ma come li leggo, diciamo, come rabbia, se vuoi, dal fatto che non riusciamo ancora a dare senso alla nostra vita. Quindi esplode anche la rabbia in cose che ci disumanizzano sempre di più, però perché non abbiamo trovato il senso. Quindi con tutte queste cose io dico, beh, insomma, cerchiamo di vedere di dare una testimonianza piccola, perché siamo un piccolo gruppo, ma non fa niente, una testimonianza che se vogliamo possiamo cambiare la nostra esistenza personale, ma non solo personale, anche comunitaria. Cioè, ma per farlo comunitaria bisogna trovare, cioè intanto voglio dire saper leggere le risorse che abbiamo dentro di noi, dare parola a queste risorse che abbiamo dentro di noi come desiderio, come speranza, come esigenza, e cominciare poi a comunicarle anche, cioè dare parole a tutte le istanze che abbiamo dentro di noi per poterle comunicare. E per poterle comunicare, e quindi dare una testimonianza che l'essere umano non è una canna sbattuta dal vento o un foglio di carta che vola per l'universo. Siamo delle persone che non solo hanno tante emozioni, tante sensazioni, che hanno una grande creatività, la capacità di cambiare il mondo, ma che hanno la capacità, che hanno la volontà, hanno il desiderio di cambiare il mondo, hanno la volontà di cambiarlo e lo possono anche fare. Questa è un po' la testimonianza, però se noi non cominciamo a vedere noi stessi e gli altri, permettetemelo di dire, con la stessa visione di Dio, che vede, voglio dire, tutte le possibilità, cioè perché ha creato possibilità Dio, e le vede, continua a vedere, vede anche lo sviluppo di queste possibilità,
se non cambiamo questo il nostro punto di vista e adottiamo questo di, che io chiamo di Dio, poi insomma quello buono, e non, cioè, siamo, se non facciamo questo, siamo condannati, scusate questa parola non è adatta, ma insomma, a implodere, perché a livello di coscienza, come siamo arrivati, perlomeno nel cristianesimo, non puoi continuare a vivere. Diventi insopportabile la vita, senza senso e senza scopo. Siamo arrivati qui. E io capisco sempre di più che c'è anche il messaggio che ho ricevuto, perché l'ho ricevuto proprio in quel momento, nel momento in cui il mondo, la gente poteva capirlo come una risposta al suo desiderio e alle sue angosce, al desiderio di bene e anche all'angoscia di pensare che, non, che queste, questi desideri che abbiamo dentro non possono essere soddisfatti. Questo ti procura l'angoscia. Ora, Maria è venuta per dire i desideri e le esigenze che avete si possono realizzare. Io ho fatto questo e quindi lo potete fare anche voi. Quindi non so se sono riuscita a dire, cioè da una parte c'è la sensibilità di mettere a fuoco in una maniera più legittima le nostre esigenze, le nostre speranze, in una maniera più legittima, che danno senso alla nostra esistenza personale. Dall'altra, cioè, se non riusciamo a dargli una risposta, cioè la vita, voglio dire, non vale più niente. Perché non c'è più speranza? Perché i nostri avi avevano la speranza davanti a loro, la speranza di capire, di migliorare la vita e di capire. Noi abbiamo migliorato abbastanza la vita, voglio dire, non di tutti purtroppo, ma insomma l'abbiamo migliorata e abbiamo anche sperimentato, c'è la nostra creatività, però non sempre in positivo, anche in positivo, perché il miglioramento della vita è perché abbiamo sperimentato la nostra creatività in positivo, però l'abbiamo sperimentata anche in negativo e abbiamo paura che questa sperimentazione in negativo possa continuare proprio perché non abbiamo c'è la prospettiva, non abbiamo più la prospettiva di un miglioramento sia intellettuale, spirituale che umano in questo senso. Quindi questo messaggio è di attualità, cioè è un contributo che noi, il nostro piccolo contributo ovviamente, che possiamo dare all'umanità. Ecco, il motivo di dialogo è questo. Allora, perché il dialogo? Perché io sono anche curiosa di capire non solo come le persone che mi hanno frequentato hanno capito questo messaggio, ma anche le persone nuove, come questo messaggio gli risponde o no. Perché per me è chiaro, molto chiaro, che dentro ogni, almeno è chiaro perché in questi 76 anni, dopo la prima esperienza, io non ho fatto altro che ascoltare le persone. E quindi io so che le persone vogliono quello che Maria vuole, quello che io voglio, lo vogliono tutti, cioè no, lo vogliono tutti, nessuno escluso. Però volerlo un conto, credere che siamo capaci di realizzarlo un altro. Qui c'è l'anello debole, che lo vogliamo, ma pensiamo di non essere capaci di realizzare questo cambiamento di umanità. E invece siamo capaci. Siamo capaci perché c'è le cose che l'umanità ha fatto finora dimostrano la capacità degli esseri umani di fare le cose che desiderano. Ora, secondo me, voglio dire, le persone hanno usato la creatività per cose di contorno, per migliorare la vita, ma in una maniera non focalizzata al senso, ma al miglioramento. Adesso dobbiamo focalizzare la nostra creatività al senso della vita e lo possiamo fare, siamo arrivati al momento di farlo. Ecco, questo
il motivo del centro di dialogo, di vedere, discutere insieme quello che abbiamo capito, quello che possiamo fare, quello che possiamo dire, quello che possiamo offrire, perché è un momento importante di possibilità e anche di possibilità soprattutto, ma se non si usano le possibilità, sapete, vuol dire che c'è la regressione. Io non mi spingo a dire che l'umanità sparirà, no, non sparirà secondo me, però c'è... continuerà la via della fatica e della sofferenza, non la via della felicità, continuerà la via della fatica e della sofferenza come è stato finora. Però io sento che con un cambiamento di visione possiamo incominciare una via nuova, che è la via, voglio dire, del gusto della vita e della comunicazione, del gusto della vita personale e della gioia della comunicazione che possiamo darci vicendevolmente. Ecco, questo è un po' quello che io intendo come centro di dialogo, mettere insieme c'è le cose capite, le cose che ti tornano, le cose che hai capito fino in fondo, le cose che invece ti risuonano solamente, ma devi fare ancora un po' di fatica per capirle. E che cosa possiamo farne di queste cose? Perché come Maria mi ha trasmesso il suo messaggio di umanità, noi possiamo trasmettere il nostro messaggio di umanità, di esperienza di umanità, di esperienza e di speranza di umanità. Ecco, io non so se vi ho detto che cos'è per me il centro di dialogo. È una messa in comune proprio delle speranze, dei desideri e anche delle fedi, della creatività, delle fedi, dei progetti per arrivare proprio a un mini progetto di umanità. Ecco, questo è un po' quello che io mi aspetto dal centro di dialogo. Come sapete quasi tutti, se non tutti, dell'esperienza che c'è in corso, cioè che c'è in corso, che per la ricerca per una nuova visione antropologica. E io lo ripeto per i nuovi, abbiamo mandato adesso quelli che non ce l'hanno prenderanno anche il foglio con le domande, domande alle quali, voglio dire, io chiedo di rispondere in una maniera sintetica e immediata, proprio per cogliere, cioè, per cogliere quello che senti dentro, quello che vuoi, quello che senti e quello che vuoi, non quello che ti hanno insegnato o cerchi di mettere a fuoco, ma immediatamente, proprio per avere, diciamo, una testimonianza, piccola quanto vuoi, ma una testimonianza che gli esseri umani si percepiscono diversi da quello, da come, la tradizione e la cultura ci disegna, ecco, ci percepiamo diversi. E la nostra percezione è molto più vicina a quella di Maria, alle possibilità che abbiamo. Cioè, invece quella culturale ufficiale è molto più lontana. E secondo me, voglio dire, questa percezione è quella che ci appesantisce la vita e ci rende difficile credere in noi e credere negli altri. E quindi bisogna avere il coraggio di abbandonare la vecchia tradizione. Sì, è dentro la nostra cultura, dobbiamo fare i conti con questa concezione dell'essere umano, ma dobbiamo avere il coraggio almeno di fornire un'altra, e di dire, beh, insomma, io non sono come mi descrive la cultura, mi sento diverso. Almeno questo, e il coraggio di dire come uno si sente, perché cambiare la visione si comincia di qui. Che ne dite voi? Angela, apriamo gli interventi? Sì. Allora, c'è Alessandra Toscani che vuole intervenire. Alessandra, attiva l'audio, vai pure. Vai, vai, vai. Senti? Sì, Sì, vai. sentite? Sì. Buongiorno a tutti, ciao Angela, ciao a tutti. Ciao. No, adesso inaugurare subito le cose, sai che io mi sento un po' a disagio, ma va bene così. Allora, io innanzitutto volevo dire che dopo la pandemia sono venuta il mese scorso
e venire di nuovo a Novacana è stato come un risveglio bruschissimo delle tematiche su cui avevo sospeso tutto quello che è successo in questi 2-3 anni. E questo mi ha poi fatto leggere queste esperienze che ho vissuto in questo mese in un altro modo, però con la speranza e con la luce. Perché spiego, perché dico questo? Perché mi sto rendendo conto, forse io mi occupo di arte, si sa ormai questo, ma mi è successo, avendo un'esperienza particolare con le icone e l'immagine, diciamo, russa della Madonna di Vladimir e dell'origine di un conflitto che stiamo vivendo, in più associata a un testo di Grazia Baroni, che vedo lì e che ringrazio, sulla visione del femminile, su quello che sta politicamente succedendo, di due archetipi femminili opposti tra loro. Ecco, mi sei venuta proprio in mente tu, Angela, con la tua visione, e mi sono detta: stiamo entrando in una nuova dimensione dell'essere dove il femminile però è molto poco attrezzato rispetto a quello che è il tuo messaggio, ed è quindi l'urgenza di portarlo, perché si vedono i paradossi, e soprattutto ho detto centro di dialogo, beh, forse non sappiamo proprio dialogare, prevalgono le nostre dimensioni più dell'invidia, della frustrazione, dell'antagonismo. Ecco, secondo me è proprio questa la strada su cui bisogna cominciare a fare un solco nuovo, cioè creare anche un linguaggio nuovo, forse siamo chiamati a questo, laddove la tecnologia, l'orientalismo ci stanno portando a una perdita di identità proprio. Io parlo così perché la sento così. Ecco, io invece no, Angela, proprio oggi voglio dare testimonianza di questa luce e spero proprio che si apra un solco, personalmente poi avremo modo di parlarne, però ringrazio, perché senza questa visione di Maria non avrei capito anche il conflitto che stiamo vivendo in Europa e quindi l'inadeguatezza con cui lo stiamo affrontando. E poi ringrazio Grazia, che già l'ho fatto personalmente, perché penso che lei abbia dato una chiave di lettura veramente evolutiva su cui possiamo cominciare a dialogare in modo nuovo. Ecco, io lo parlo da donna e questo lo dico in virtù appunto del fatto che il mese scorso ero lì e in questo mese è successo questo, quindi voglio dire, è tutto ancora da percorrere, la strada, e penso che ci sia la luce per farlo, quindi personalmente ho nuove, diciamo così, grazie a te, grazie a Novacana e grazie al centro di dialogo, nuove prospettive su cui poter cominciare a riflettere. Grazie. Bene, grazie. Rosalia. Mi sentite? Però il tuo video è un po'... infatti non capisco come mai. Anche l'altra volta, No, l'altra volta proprio non potevo fare nulla. Io vorrei portare una mia breve testimonianza in questo senso. Allora, quello che ho percepito nella mia vita è stato innanzitutto che Maria ha guidato la mia vita, insomma, perché ho riconosciuto delle tappe importanti nella mia vita dove Maria è stata sempre presente. Quindi l'incontro con te e con Maria, che tu hai, diciamo, mostrato per come lei si è mostrata, è stata un'ulteriore tappa nella mia vita. La mia testimonianza è questa. Allora, io ho letto i tuoi libri, ascolto, cerco di entrare sempre di più nel messaggio. Allora, nel mio piccolo cosa sto facendo? Io, non so se ti ricordi, ti avevo parlato del mio progetto di essere ordinata presbitera in una chiesa cattolica indipendente. Sì, sì. Ormai sono alle soglie di questa tappa, se Dio vuole a settembre sarò ordinata. E che cosa ho fatto? Ho dato nome alla comunità che si è, diciamo,
aperta in quanto diacona qui a Novara dove vivo e ho intitolato la comunità Santa Maria della Felicità, proprio perché Maria mi sta continuamente, diciamo, mi sta continuamente guidando, no? Su questo percorso, condividendo pienamente la visione che tu ci stai dando dell'essere umano. Cioè, diciamo che questo mi risuona, non faccio fatica a capire, magari faccio, diciamo, è un percorso per tutti, per entrare sempre di più, no? In questo percorso. Allora io credo che questa scelta che sto facendo e che ho dentro da tantissimo tempo forse può essere davvero uno strumento per far passare il messaggio che tu stai cercando con la tua vita di dare a ciascuno di noi, e per questo dico grazie, grazie a te e grazie a questa opportunità. Grazie a te, grazie della grazie, tua comunicazione. Rosalia. Ciao. Grazie. Abbiamo il nostro Corrado. Ciao Corrado. Mi sentite? Sì. Ti sentiamo. Ciao Corrado. Angela, ciao a tutti. Ciao. È bellissimo sentire gli interventi veramente di tutti voi, e anche nuovi, per me delle nuove persone perché non conosco, è veramente tanta ricchezza. La testimonianza che voglio dare, che voglio, diciamo, tra virgolette, aggiornare, comunque voi per me siete e siete stati, attraverso anche i nostri incontri con te Angela, con Paolo, con Grazia e con tutti, cioè io vi porto dentro, e non solo, siete la, diciamo, lo stimolo proprio per fisicamente andare avanti e lavorare. Sto piano piano zappando il terreno, il mio terreno del cuore, col desiderio proprio di poter creare un giardino per accogliervi tutti e condividere questa bellezza che è straordinaria. Non lo so se ci riuscirò, o la missione veramente mi sembra ardua, però quello che vedo che accade è che comunque con tutta la mia, con quello che sono, con le difficoltà, la quotidianità, i limiti, quello che c'è, però sento che comunque il mio cuore si espande, forse vado poco poco imparando ad amare, cioè capisco cosa può significare amare con tutto quello che c'è, e sono grato, cioè proprio veramente accogliete questa gratitudine, e assolutamente sono convinto e ce la metto tutta per poter esprimere quello che è il mio sentire. E ringrazio te Angela, perché veramente sei un grande esempio, veramente sei anche tu, grazie, sei anche tu, come lo siamo tutti, grazie, come grazie, grazie, tutti. Perché siamo degli sì. Unici liberi e creativi, sì. Grazie. Va bene, chi in sala, chi c'è? Allora, Silvia. Io volevo riportare l'attenzione su due parole che hai usato, che secondo me sono molto importanti per il lavoro che potremmo e dovremmo fare. E sono ovviamente la parola creatività, che ci distingue come unici e come capaci di creare il mondo come vogliamo. E questa per me è una parola meravigliosa, perché indica la possibilità dell'uomo di sognare e realizzare ciò che siamo capaci di sognare. Sì. Anche se in questi ultimi anni, dove vediamo che il ritmo della vita sta travolgendoci, la creatività è stata utilizzata prevalentemente dalla tecnologia in funzione dei bisogni, e quindi di qualche cosa che ci tiene
legati a una nostra condizione molto materiale, quindi la sicurezza, la paura, quindi tutto quello che è stato fatto anche molto velocemente è proprio in questa direzione. Mentre invece io vorrei spostare l'attenzione di come dovremmo e potemmo ripristinare la creatività come possibilità di mettere al mondo appunto la nostra parte divina, quello che ci insegni tu ogni volta che ci parli. Quello che siamo. Ecco, quello che siamo, quello che siamo. A volte, travolti appunto dalla paura, dei bisogni, dall'insicurezza, tendiamo a dimenticare, no? Ognuno si rifugia nel suo individualismo, nella sua sicurezza, non aprendosi invece a questo aspetto del vivere comune, che se sviluppato e portato alla sua dimensione veramente pienamente umano-divina, potrebbe essere l'alternativa a questa realtà. Perché appunto solo in questo modo possiamo coniugare le parole che hanno in sé l'infinito, che sono il futuro, la speranza, che è l'altra parola chiave, secondo me, che tu oggi hai usato più volte, il sempre e l'amore, che sono le uniche parole che noi possiamo pensare all'infinito e non chiusi in noi stessi. Grazie Silvia. C'è qualcun altro in sala? Perché qui online non vedo sì. altro. Ah, benissimo. E, allora, mi presento un attimo, io sono Pietro e ho esercitato il sacerdozio fino a giugno scorso, poi mi sono sospeso, è stata una scelta difficile dopo 18 anni. E non posso dire che non ero, sentivo che mancava qualcosa e diciamo questo qualcosa che manca, lo rivedo nelle parole di Angela, no? Desiderio di questa libertà, creatività, di poter essere quello che sono e, fino in fondo, e dietro i ruoli è facile nascondersi o a volte perdersi, e poi ciascuno ha la sua storia. E, però devo dire che ancora non ho trovato, sono in ricerca. E, quello che dicevi prima mi ha colpito, già ho letto diverse cose, poi ci siamo incontrati, questo... dici no, dovremmo conoscere meglio questa nuova, sapere meglio questa nuova prospettiva, no, umana, cioè di che noi possiamo realizzare quelli che sono i nostri desideri secondo le qualità nostre, la nostra unicità, e a volte non ci crediamo, no, dici. Io pongo un po' anche questa domanda, riflessione, credo che a volte il desiderio ci sia negli esseri umani, vedo anche intorno a me, in me. A volte il problema è come di che sei del sentire, come se ci fosse a volte così una situazione sia personale che di struttura, vuoi ecclesiale, culturale, che essendo partita molto dal sapere le cose, ci ha come inebetito un po' sull'aspetto del sentire, come se appunto no, non potessimo legittimarcelo, e questo, quando qualcuno ci dice di legittimarcelo, è come se questa cosa, come dire, la possiamo comprendere con la testa, ma è come se a volte l'impressione che non riesca a arrivarci nella pancia, nelle viscere, è come se dovessimo andare a pescare, diciamo così, dentro un pozzo, e però non abbiamo abbastanza corda per arrivarci, e quindi per metterci in contatto con questo. E in questo mi risuonano le parole di Rosalia quando dice c'è bisogno anche di una nuova teologia, e credo che sia assolutamente vero, perché poi il rischio di aver ricevuto tanto sapere su Dio ma che poi non ci corrisponde, quindi sempre l'esigenza di dire essere confusi, perché in realtà troviamo uno sfasamento tra quello che ci viene detto e quello che magari sentiamo. Allora così, magari quali piste anche in questo cammino di dialogo riuscire a percorrere per aiutarci a riabilitare, forse a ritrovare oltre che il dialogo un sentire che è
ci permetta di, provando anche, scommettendo, rischiando, perché a volte nel rischiare poi c'è la paura, certo. o affrontata la paura c'è la delusione perché la realtà non corrisponde, certo. E quindi come rimanere dentro un cammino dove, diciamo così, possiamo aiutarci a rimetterci in contatto con questo desiderio e quindi a legittimarci in un sentire e non solo in un sapere. Grazie, rispondo intanto un momentino perché è importante quello, cioè proprio per definire il centro di dialogo, che è il significato stesso del centro di dialogo, che ci fa comprendere che non, quello che sentiamo dentro di noi anche altri lo sentono, quindi ci aiuta a legittimarci e a essere legittimate, a legittimarsi prima perché bisogna legittimarsi da soli, però anche poi essere legittimati da tutte le persone che incontra e che a loro volta sentono le stesse cose. Il senso del dialogo e degli incontri è questo. Il dialogo vuol dire avere il coraggio di dire le cose più intime, più nostre. E questo. E chi raccoglie, voglio dire, raccoglie questo dialogo, cioè non solo ti legittima, ma ti fa capire che gli esseri umani, che sono tutti degli unici, però hanno qualcosa in comune, che vogliono esprimere questa unicità che ci scoppia dentro. Se non riusciamo ad esprimere questa originalità che siamo, non possiamo essere felici, la nostra vita è inutile se non riusciamo. E quello, allora, in questi incontri riusciamo, voglio dire, ad autolegittimarsi e a essere legittimati anche dagli altri, quindi prendiamo anche il coraggio per inventare un altro tipo di vita attraverso la comunicazione proprio delle nostre speranze, delle nostre esigenze. Quindi al di là di questo, io non ho trovato, al di là di fare lo sforzo per mettere in parole le cose che sentiamo, che speriamo, che desideriamo, non ho trovato altri, perché metterli in comune vuol dire che noi scopriamo un altro tipo di la nostra umanità, ma anche quella degli altri, un altro tipo di umanità. E di lì possiamo, siccome siamo creativi, inventare le cose omogenee allo sviluppo di questa umanità nuova che abbiamo scoperto dentro di noi e dentro gli altri. Cioè, a costruire veramente una vita diversa. Cioè questo, molte persone a volte dicono, perché noi prima facevamo anche molte operazioni concrete, ce ne sono ancora, ne facciamo ancora, però non sono il centro della nostra attività queste operazioni, queste cose che facciamo sui bisogni. Il centro della nostra attenzione, piano piano io ho voluto spostarla proprio sulla dare parole, aiutare tutti a dare parole ai propri desideri e alle proprie esigenze. Perché mi sono resa conto che se noi diamo parole abbiamo poi anche il coraggio di comunicarle. E quando le comunichiamo, cioè, veramente stiamo costruendo una nuova visione di umanità, che ci dà il coraggio anche di realizzarlo. Questo è un po'. Io non ho, è una risposta personale, non ho trovato altro. Perché se no, voglio dire, se tu ti metti, io voglio dire, cerco di essere coerente a questa visione nella vita pratica. Però cioè, la testimonianza pratica, sì. Come dire. Ti dà il coraggio, proprio perché sei coerente con te stessa, ti dà il coraggio di continuare e di superare tutte le difficoltà esterne. Però cioè, non è sufficiente, non è sufficiente. Cioè, la comunicazione, la parola è estremamente importante, la testimonianza è un qualcosa, voglio dire, di personale che ti dà la forza di continuare a portare avanti il messaggio, ma non è sufficiente a cambiare il mondo, ecco.
la testimonianza solo non è sufficiente a cambiare il mondo. Occorre un progetto, e il progetto nasce dalla comunicazione delle nostre singolarità. Ecco, questo un po'. C'è Adele. Allora ci provo. Direi, mi veniva da dire, poi forse sbaglio, mi veniva da dire che partirei dal... Sì, acceso. È acceso? È acceso? Lo tengo vicino. Mi sembra di partire esattamente dall'opposto rispetto a Pietro. Io sono venuta qui la prima volta sentendo delle emozioni fortissime e sentendo che tutto quello che mi veniva detto da Angela rispetto a quello che le aveva detto la Madonna, eccetera, erano tutte cose che io sapevo profondamente, certo. Mi corrispondevano tantissimo. E lì ho cominciato a starci in tutti questi discorsi, ho fatto il primo corso, il secondo corso, e esprimevo proprio questa carica proprio di senso d'amore, di grandiosità, di senso di infinito. Esprimevo proprio questa carica proprio di senso d'amore, di... c'è una ripetizione. Niente. Mi stanno... Lì. È l'amore. Allora, io in questo stavo bene, però mi sono accorta che questo era qualcosa che io sentivo profondamente, mi corrispondeva, ma non, se stavo lì, stavo lì. Era tutto per me, cioè per me e nella relazione con gli altri, per carità. Quello che mi sta succedendo adesso un pochettino per volta è accorgermi che, partendo da qui, che non nego, partendo da qui devo fare un passaggio successivo, che è quello proprio dell'entrarci col corpo, proprio in questa mia consapevolezza. E quindi devo incarnare fino in fondo questa gioia meravigliosa, perché oltretutto questa grande meraviglia di gioia, di esplosione, man mano che io vado avanti rischio di sentirla sempre meno, perché è come se fosse un'emotività, la parte emotiva va e viene in fin dei conti, e io credo di voler raggiungere il punto in cui comunque io sia, ovunque io mi trovi, io voglio portare me stessa con questa consapevolezza profonda, con questo essere unita fisicamente a quello che è la parte spirituale, la parte del pensiero e tutto, unita in questa mia consapevolezza che c'è sempre stata, che non lo so, appunto, che nel dialogo, nell'amore, nella relazione si cambia poi il mondo. E poi però il dialogo vuole dire dialoghiamo e ognuno porta il suo, ma porta il suo non solo, come dire, emotivo, ma proprio il suo che ha conosciuto fino in fondo. Quindi la mia posizione in questo momento è cercare di darmi tutti i giorni dei momenti proprio di ascolto profondo, perché non lo so bene, ma so che devo trovare la possibilità di una realizzazione proprio anche materiale, fisica, di quello che io ho sempre sentito da tanto. Ecco, questo è. Bene, grazie. Bene. C'è qualcun altro in sala? Grazie. Grazie. Ecco. Il mio sogno è di rendere il messaggio di Novacana la cultura dominante. E questo è possibile se riusciamo a portare, a far emergere che il progetto del corso di Angela, il progetto di costruire un linguaggio sulla nuova umanità, esiste, è una possibilità. E il mio sogno è quello di creare un mondo dove i nuovi esseri umani, i bambini, si trovano un mondo che li accoglie, che è capace di riconoscerli, che è capace di dargli gli strumenti, di offrire gli strumenti perché loro possano creare il mondo che desiderano. E questo, molta strada è già stata fatta dall'umanità, però ce la stiamo dimenticando. C'è un punto fondamentale del messaggio di Angela, oltre al concetto, alla nuova visione di essere umano, che nasce anche da
una nuova, più che concetto, esperienza del divino, è invece un nuovo concetto di storia dell'umanità. E questo si fa attraverso la scuola. Noi abbiamo la possibilità veramente di costruire strumenti, servizi che aiutino gli esseri umani a creare un mondo più omogeneo alla consapevolezza e al desiderio dell'uomo attuale. Perché la visione della storia di Angela bisogna insegnarla così, perché la storia non è quello che continuano a dirci nella scuola, nei giornali, nelle televisioni, nei social, guerra. La storia umana è fatta di desiderio e realizzazione di desideri, perché l'arte, la creatività è la storia umana, perché ci ha dato la consapevolezza dei nostri sogni che sono diventati realtà e continua a darci la possibilità di sognare e di descrivere i nostri sogni e quindi di creare lo spazio per trasformarli in realtà. Quindi vorrei che il corso di Angela quest'estate sia pieno di insegnanti, pienissimo di insegnanti, che devono capire come si può fare una nuova scuola, su una nuova visione dell'essere umano e della capacità creativa, della possibilità di creare che ha l'essere umano, e che ogni essere umano è unico e diverso e il mondo è capace di accoglierlo perché noi siamo capaci di accogliere. Ecco, questo è il mio sogno. Io volevo soltanto dire una cosa che mi riporta il discorso dell'incarnazione dell'amore. L'incarnazione dell'amore noi l'abbiamo sempre vissuto da quando eravamo bambini, come Dio che si è fatto uomo, è andato sulla croce, è morto sulla croce. Alla fine era così distante questa posizione che alla fine ha creato un alibi a tutti per non incarnare l'amore. Bravo. Quando incarnare l'amore per me vuol dire, l'ho capito solo ora, vuol dire anche soltanto una carezza, vuol dire un sorriso. Perché l'importante è quello che noi metabolizziamo dell'amore che possiamo dare. Non importa avere un treno d'amore che non sappiamo che cos'è, ma una carezza, un sorriso. Sì. Io ho avuto un'esperienza che non ripeto, ma io ho capito una cosa, che se non coltiviamo la bellezza e l'amore, noi siamo anche e siamo soprattutto bellezza e amore, e se non incarniamo questa bellezza e l'amore, non ci salviamo né come persone né come società. Dunque, abbiamo Stefano Signorelli. Ciao Stefano. Online. Sì. Buongiorno, ciao Angela. Ciao. Ciao. Molti stimoli mi sono venuti dai contributi della gente che ha parlato e molta emozione anche, diciamo, che sento, come dice Adele, tutte le volte che mi collego e mi connetto col messaggio che porti, Angela. E noto che nel linguaggio che stiamo usando ci sono molte metafore e molti simboli. Per me questo ha un significato della difficoltà di essere diretti, certo, e passare dai simboli a dei segni diretti di quello che vogliamo dire. E vediamo un po' la testimonianza che io posso dare. Ci sono dei momenti nella mia vita dove quello che dobbiamo cambiare, la visione, mi arriva come una facilità di vivere e di capire quello, il mezzo dove io vivo e dove io sperimento la pienezza dei miei desideri. Ci sono questi momenti nella mia vita che durano un tempo e poi se ne vanno. Questi momenti però non se ne vanno completamente da me, perché dopo che io li ho sperimentati non so quante volte,
io mi rendo conto che possono far parte della mia vita, cioè quando io non sono in quei momenti di visione del mondo dove io vedo l'abbondanza, per dirlo con una parola così, e io posso chiedermi negli altri momenti che non lo sperimento come potrei viverlo se fossi in quella visione. E questo è la mia testimonianza che io posso fare, cioè io sperimento che ci sono dei momenti nella mia vita che i miei desideri si compiono, dove l'antropologia e la teologia non sono separati, per me cielo e terra è la stessa cosa, non durano infinitamente questi momenti, arrivano e se ne vanno, arrivano e se ne vanno, non so dire altro, e sono anche emozionato a esprimerlo in certo modo, no, non mi sento privilegiato a sperimentarli, nel senso non so perché arrivano, non so perché se ne vanno, però quello che io posso fare è che quei momenti mi servono come bussola per gli altri momenti che io non sono in quella visione. Solo questo. Bello, bello, grazie Stefano. Grazie, molto bello. Grazie. Io volevo portare la mia testimonianza perché vi conosco da poco, da pochi mesi, ma vi devo ringraziare perché ho trovato una bellissima accoglienza. Ma soprattutto ho trovato nel messaggio di Angela, in quello che portate avanti nella nuova antropologia, quello che il mio cuore cercava fin da bambino. E qui mi trovo completamente d'accordo con Grazia, perché è questo il messaggio che secondo me deve arrivare fin da piccoli, fino ai bambini, di non avere paura di aprire il cuore. E penso anche che fuori di qua nel mondo dove vivo io ci sia tanto desiderio di questo, perché ho sentito che non ascolto mai, ho sentito perfino il Papa l'altro giorno dire di abbandonare la cultura del lamento e della visione brutta, di cercare il bello. Quindi questa cosa c'è, e volevo solo ringraziarvi e ringraziare Angela. Grazie, grazie Pietro. Ho sentito l'altro giorno un'indagine dell'Istat sui giovani, perché appunto c'è questa dispersione scolastica, ci sono tanti disagi, hanno chiesto ai ragazzi che cosa desiderano come lavoro. Loro vogliono dei lavori non per guadagnare, ma per aiutare gli altri, la stragrande maggioranza dei ragazzi. Rilevato dall'Istat, sì. Non da Novacana. Allora, io volevo dire alcune cose. Io frequento Novacana ormai da quest'anno sono 10 anni, quindi con una certa assiduità, no? E chiaramente vedo delle modificazioni in me, per cui sono venuto più che altro per un discorso quasi teologico, per capire se alcune cose che vedevo, l'uomo, la comunità, ma sì, ma poi mi interessa Dio. Mi fido di Dio. Ma questo comunque fa parte della cultura, anzi a volte, come si diceva prima, è uno scaricabarile, no? C'è Dio che pensa tutto, anzi quasi un'affermazione negativa, cioè io non sono nulla, non sono capace di fare nulla, quindi Dio pensaci tu. Però per uno che crede in Dio, crede che comunque... certo, che anche lui ci sa fare. Esatto. L'altra affermazione è collegata, cioè leggendo, capendo che il mondo va verso la bellezza. Ho letto un testo di Vito Mancuso molto bello, ho letto un testo di François Cheng che si chiama 5 meditazioni sulla bellezza, che portano a una considerazione che abbiamo fatto qua, cioè il mondo comunque va inesorabilmente verso la bellezza. Sì. E quindi io mi fido di Dio, mi fido dell'universo, per intendere insomma tutto quello umani, che è, no? Che non è una visione, sì, di panteismo, sì, di mi mescolo nel mondo, eccetera. Io sono all'interno di un universo che procede verso il bene. E alla fine, ma che poi all'inizio, mi fido di me, ho fiducia in me stesso. A volte lo dico in questo senso, a volte dico il contrario. Cioè, io ho fiducia in me stesso, fiducia in l'universo, fiducia in Dio. Questa cosa mi ricentra, perché dico, cioè sono capace come essere umano di creare.
sono un essere creativo, sono un essere relazionale e quindi devo prendere coscienza di questa cosa, quindi nel ripeterla, e quindi questa cosa la volevo condividere. L'altra, e poi concludo, ho sentito e sono d'accordo, cioè anche i piccoli gesti quotidiani sono fondamentali. Io faccio sempre il solito giro, parcheggio la macchina, vado in ufficio, passo avanti da volte di fronte a qualche negozio, eccetera, persone che non conosci. E ho cominciato, ma il mezzo sorriso, il saluto. L'altro giorno trovo questa signora che prima sembrava morta, ma salutandola si è aperta, che io ero sovrappensiero, buongiorno, ciao. Quindi vuol dire che comunque se tu ti apri una risposta ce l'hai. E l'altra cosa che ovviamente non sopporto è quando uno comincia a dire la pensano tutti così, sono fatti tutti così. Dico no, lì veramente esplodi. No. Allora, innanzitutto c'è Tizio, allora tu sei fatto così, no, Caio che tu conosci è fatto così. Allora, te ne ho già tirati fuori due. Possiamo farne altri 10, allora non categorizziamo, sì, tutto, perché tutto è male, tutto è male, tutto è bene, tutti cattivi, tutti ladri, tutti... Ma non è vero, non è vero. Non è assolutamente. E quindi credo che anche questa sia, certamente non sconvolge il mondo, però è un punto sul quale dobbiamo a riflettere e b fare anche a riflettere quando troviamo altre persone. Quindi questo era un pochino quello che mi frullava per la mente ascoltando. Molto bene, molto bene, bella anche la riflessione che fai. Trio. Elena, proprio tu. Allora, proprio io. Vabbè, sì. Vai. Io frequento, anch'io ho avuto come Adele, sono arrivata qui e per me è stato un incontro di emozione e quindi mi ritrovo molto nell'esperienza di Adele, nel desiderio di arrivare a incarnare quella che è stata la mia grande emozione nell'incontro con Angela, nell'incontro col messaggio di Novacana. Io ho preso tre piccole cose che voglio consegnare e condividere e comunicare con voi, che la mia esperienza mi dice che solo nel rapporto di amore e non nel rapporto di forza cioè quello che rimane nello scambio tra le persone, quello che ci fa crescere, quello che in fondo esiste è solo nel rapporto di amore. Tutto ciò che è d'odio, che in fondo non esiste, non crea nulla, non lascia nulla e in fondo non c'è. Quindi questa è un po' una mia esperienza, non so come definirla, però la sento profondamente e la volevo condividere. La seconda cosa è una cosa che Angela mi ripete sempre e che per me è molto importante e che mi ha ripetuto anche ieri, e cioè fai solo quello che ti piace. Ed è bellissimo, che non vuol dire ovviamente soddisfare i propri desideri, come dire, edonistici, egoistici, ma sentire, ascoltarsi profondamente, scegliere sulla base di quello che è veramente corrisponde il veramente tuo desiderio. E la terza cosa che per me è stata importantissima è l'altro messaggio che Angela sempre qui a Novacana, anche Giovanni, prenditi sul serio. Prendi sul serio il tuo desiderio, quello che senti, corrisponderti profondamente. Io proprio questa cosa qua per me è stata la svolta nel poi assumermi anche un po' la responsabilità di prendermi sul serio e di fare una serie di scelte, anche un impegno insomma politico, sociale, che diversamente non avrei avuto né il coraggio né la forza di affrontare. Grazie. Grazie. E questa cosa, una piccola riflessione, alcune persone dicono, ma quando ti dici fai quello che ti piace, come ha detto Elena, e prenditi sul serio, dice, ma questo vuol dire in fondo è egoismo, è... Dico, io non dico che possa essere, però è la mia visione di fiducia nell'essere umano che mi permette di dire questo, perché io posso dire mi sento di dire all'essere umano, scegli quello che ti piace, perché sono sicura che quello che ci piace è il bene, la bellezza, è tutto quello che è buono, che ci piace, che non ci piace tutto il resto, anche se a volte ci potrebbe far comodo il resto, ma non è quello che ci piace, è quello che cerchiamo. Quello che ci piace e che cerchiamo è il bene, è il bene e il bello quello. Quindi cioè io mi permetto di dire sempre alle persone quello che ti piace sul serio, perché è questa visione, cioè io ho la visione di un essere umano che c'è buono, cioè che,
buono e che desidera essere sempre più di quello che è, ma non in un senso di potere egoistico, ma nel senso di avvicinarsi sempre di più a quello che abbiamo chiamato Dio o divino, cioè di esprimere più semplicemente, di esprimere sempre meglio la qualità che lui stesso ha scelto di essere. No, fai quello che ti piace, cioè una cosa è un'ovvietà, è una cosa naturale, uno non deve farsi dire dagli altri come deve essere, vai a marciare, prendi il fucile e spara, uno deve seguire quello che ha nel suo cuore, quello che piace a lui, che risponde a quello che lui ha capito del mondo, perché poi alla fine noi esprimiamo quello che abbiamo capito, era solo questo. Bene. Bene, puoi tornare a posto, Alberto. Grazie. Alberto. Mi è ritornata alla mente un'esperienza che ho fatto all'inizio quando insegnavo alle superiori, ero in una classe terza e frequentavo Casanova da un po' di anni ed ero molto creativa, no? Nel proporre modi diversi anche di relazionarmi con i ragazzi, gli facevo fare discussioni fra di loro e poi dovevano fare la relazione sulla discussione riportando quello che avevano detto loro e quello che avevano detto i compagni, delle robe stranissime. E a un certo punto non so cosa ho detto e uno è uscito fuori dicendo: ma che esagerata, che esagerazione. Io l'ho guardato e gli ho detto: sai, quando una persona dici che è esagerata, è come se la uccidessi. È sbiancato e ho detto una cosa istintivamente, ma che credo profondamente. Allora, questo, diciamo, fare quello che ti piace, no? Sì. Ti porta a esagerare. Io lo so che vengo spesso letta come un po' esagerata, cioè un po' ridondante, cioè che esco fuori ecco, un po' così. Sì. E quindi quello che diceva Angela, il progetto, no? E che poi è il progetto che corrisponde all'incarnazione, che non è solo la testimonianza, perché lei diceva la testimonianza non è sufficiente, però è necessaria. Certo. Perché non è sufficiente? Perché non è l'incarnazione. L'incarnazione significa avere il linguaggio adeguato a comunicare e a non essere esagerata nel senso fastidioso del termine, nel senso che costruisci e distruggi insieme, no? Che è un po' legato alla passione, al fatto di fare quello che ti piace e lo fai totalmente, ci metti dentro tutto, no? Allora, mi è venuto da pensare che l'incarnazione sia proprio questo, lei parlava di emozione, di andare oltre l'emozione e fissare, diciamo, ecco, fissare attraverso anche il linguaggio, certo, attraverso il linguaggio, questa tua amore per la vita, per le cose che ti piacciono, ecco. Carne sapienza. Sì, allora, innanzitutto grazie a Angela, grazie a tutti. Per me questo posto è veramente bellissimo. Ma allora, perché sono qua? Cioè, perché la domanda che mi sono fatto è perché sono qua. Allora, mi sono dato questa risposta. Diciamo che nasci, no? Ti vengono trasmessi dei valori, ti vengono insegnate delle cose, fai delle esperienze e poi ti accorgi che tutto questo non ha senso, no? Cioè, il problema fondamentale, la domanda che mi sono posta, ma che senso ha tutto questo cinema? È un cinema senza senso. Allora, diamo un senso alle cose, no? Allora, ovviamente sono in un percorso, in un cammino, la risposta non ce l'ho. Per cui questa domanda di senso è quello che mi ha spinto fino a qua, no? E ho capito qua una cosa importante, secondo me, almeno dal mio punto di vista, è stata questa, che questa risposta non può venire solo da me, cioè deve essere una risposta collettiva, no?
che deve anche prescindere in un certo senso da il mio, la mia storia, le mie credenze, il fatto che, voglio dire, cristiano, musulmano, ma che importanza ha? Cioè, se io do una risposta di senso, deve essere una risposta di senso universale, valida. Quindi, quello che mi ha spinto qua è questo, no? Che, cioè, ci sono arrivato perché a un certo punto dell'esistenza cerchi il senso nel costruire un lavoro, una posizione, un'azienda. Io faccio l'imprenditore, tra l'altro mi occupo di nuove tecnologie, di start-up, di innovazione. E in tutto questo vedo questo tema della creatività, no? E mi pongo anche il problema, ma come deve essere indirizzata questa creatività, no? Nella maniera giusta, corretta. Adesso non so se... Adesso va? Sì. Quindi, diciamo, quello che mi ha spinto qua è questo, no? E qua ho capito questo, che ho trovato un posto dove la gente, quelli che sono qua da casa o in questo posto qua, si pongono questo problema, no? Che è una domanda che ovviamente non è che trova risposta in una formula, no? Cioè il senso può essere una cosa solo vissuta, deve essere incarnata in questo, cioè non può essere come dire, una ricetta. Ecco, niente, questo è quello che volevo dire sostanzialmente. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Giovanni. Vai Giovanni, vai. Pronto. Allora, sto notando una accelerazione negli incontri e nella qualità degli incontri. Sto notando che c'è un salto di quasi di dimensione da parte di tutti. Cioè, non si parla più sul, come dire, il fatto dell'emozione di venire qua, ma si sta parlando di come ci si può responsabilizzare venendo qua. E mi è venuto in mente che quando noi siamo venuti, io parlo del 68, noi avevamo un contesto sociale e storico estremamente promettente e interessante, contesto storico che, l'abbiamo visto tutti, in questi anni si è andato esaurendo. Quindi c'era un ambiente disponibile a non solo a parlarne di questi temi, ma non erano così ancora delineati, ma sui temi sociali eravamo avanti e anche disposto ad impegnarsi. Oggi sento che c'è bisogno dai temi di Maria del Bocco, che poi Angela ha tradotto in un linguaggio finalmente, per cui con Angela abbiamo tolto la Madonna dal silenzio e l'abbiamo messa come soggetto storico, cioè come prima umanità realizzata. Allora, dov'è che voglio arrivare? Quel contesto che noi avevamo, eravamo tanti, 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 in questo salone che non era così, ma era un fienile, potevamo essere in 200. Su Al Bocco, in quanti eravamo, non lo conto neanche. Però ormai possiamo dire che hanno tutti o la mia età, o un pochino di meno, o un pochino di più. Ma soprattutto quel contesto si è esaurito. E abbiamo davanti un mondo che ha accelerato enormemente su un piano che è più quello tecnologico che quasi quello del sentire. Sono d'accordo con Pietro che la teologia è stata fortemente penalizzata. Io non so se ringraziare un papa polacco, a me non mi sta simpatico e quindi lo dico, ma credo che in quel momento importante si sia demonizzato un sistema sociale che faceva parte di una retorica che poteva essere quella marxista e lo si è penalizzato a un punto tale che ha negato il bambino e l'acqua, cioè abbiamo buttato via tutti e due. Ricreare un contesto di questo genere è estremamente difficile e devo dire che almeno ultimamente anche Angela sta cambiando linguaggio, non sta parlando più il linguaggio dell'accoglienza e dell'assistenza, ma sta parlando il linguaggio della responsabilità. E questo l'ha fatto nel 2017, mi pare, quando da Scardovelli disse buttate via i sensi di colpa. E questo mi pare che l'abbiano visto un po' tutti. E in quel momento, dicendo buttate via i sensi di colpa, ognuno si è trovato davanti al suo desiderio e ha detto ma il desiderio normalmente è trasgressivo come concetto. E ognuno ha detto no, c'è dovuto dire il desiderio non è trasgressivo, il desiderio è quello che mi piace, che è bello. Infatti,
come dire, grazie, ho citato poco fa il problema dei ragazzi in una ricerca che vogliono fare il bene degli altri. C'è lì anche, mi pare, Arianna mi ha mandato una ricerca dei ragazzi a Reggio Emilia, dove i ragazzi esprimono un disorientamento per il nulla, direi quasi il niente che si trovano davanti, peraltro invece dicono che vorrebbero partecipare al bene degli altri. Allora, questo contesto io non vorrei lasciarlo a quello che io chiamo il sistema impersonale. Impersonale vuol dire quello che c'è dietro la macchina delle multimediali, cioè dietro la macchina della comunicazione, la macchina dei giornali, se vogliamo, e penso che sia il momento di riportarlo e collocarlo in un posto con nomi e cognomi. Nomi e cognomi vuol dire le persone che si impegnano e non solo dicono che vorrebbero, che gli piacerebbe, ma che hanno una professione. E quando noi siamo partiti negli anni 60-70, le nostre professioni erano dimensionate al cambiamento, cioè tentavamo di fare delle cose anche professionalmente. Oggi chi fa una professione non può pensare assolutamente di essere utile agli altri, perché questo sistema lo scarta immediatamente. Se uno vuole fare politica e la fa fuori da questo sistema, viene emarginato, e non c'entra destra o sinistra, viene emarginato immediatamente. Allora io dico che il contesto storico, e qui sono d'accordo con Grazia, va ricreato. Potrei dire ognuno deve svolgere a casa sua quello che fa, però per la mia esperienza, questo l'abbiamo già fatto negli anni 80-90, quando lo riporti a casa tua rischi di disperderlo perché non hai la robustezza e il linguaggio sufficiente. D'altronde possiamo vedere, Angela è uscita di casa nel 58 da bambina, ha creato un salto del mondo, una ragazza di 18 anni nel mondo contadino che dice: papà e mamma che abitavano di fronte, io vado, apro la mia comunità, è fuori dal mondo, voi dovete andare nel 58, io sono del 41, nel 58 fare una cosa così voleva dire essere un tempo sarebbe stata bruciata come strega, non ci sono dubbi. Ha retto perché Maria l'ha in questo senso di fatto protetta, però il fatto è che il coraggio di fare un cambiamento epocale l'ha fatto lei come persona. Il coraggio che io mi chiedo se abbiamo tutti, perché stiamo parlando di fare cose, di cose che abbiamo fatto, ma lasciamo a questo sistema impersonale di scegliere se ci lascerà fare o non ci lascerà fare. Questo io non lo accetto. Tutti hanno un talento che, se lo utilizzano, è il meglio di quello che può essere, perché il talento è una qualità, non una quantità. Allora, il contesto, adesso vi do solo un ragionamento da fare, non vi chiedo nulla, il contesto va ricreato. Oggi posso dire, per economia, per possibilità e risorse che ci restano, deve essere ricreato qua, non ci sono santi. Posso dire che ognuno a casa sua è già impegnato, però, come Angela dice, lasciate i sensi di colpa, piantatela di dire che ogni volta che io chiamo qualcuno e lo invito ha sempre un altro impegno. Ed è utile, vero, giustissimo, è importantissimo. Ma allora, se tutti abbiamo altri impegni altrove, qui è una consolazione, ragazzi. Io vedo una consolazione e sono emozionato che tutti vi consolate venendo qua. Ma c'è bisogno anche delle vostre professioni, che vogliono dire il vostro agire storico. Agire storico vuol dire saper avere strumenti della modernità, non gli strumenti del passato. Quindi il mio è solo un invito e nient'altro. Perché non proviamo a pensare se il contesto non possiamo ricrearlo, visto che un tempo era, diciamo, è stato il Concilio a rompere tutto. Il Concilio Vaticano II ha creato un contesto storico eccezionale, tutto si è innescato su quello e ci hanno messo decenni a smontarlo, attenzione. Ricreare un contesto di questo genere non ha bisogno di un concilio, siamo noi. Se noi non ci consideriamo noi i soggetti del cambiamento, ma chi è il soggetto del cambiamento? La Slime o la Ellie, come si chiama? Ma insomma, se io pensassi questo sarei proprio ingenuo, perché avevamo pensato anche questo in un uomo come Renzi, che era un giovane. Non voglio far politica, Io sto dicendo, abbiamo cercato di incarnare in una persona che ci emozionava tutti un cambiamento. Non lo possono fare questo, perché il cambiamento in questo momento sono persone che si assumono la responsabilità, la declamano e, come dire, e ne costruiscono gli strumenti nuovi. Quindi, secondo me, l'invito che posso fare è: dal discorso di Angela, come arriviamo al contesto storico da creare e agli strumenti da fare e la ricerca da mettere in atto? Perché nel 68 eravamo tutti ricercatori comunque. Chiunque di noi faceva l'università interagiva con altre università. Io non ho fatto l'università da solo, l'ho fatto con Grazia che faceva architettura, Mario
che è quello con cui lavoravo, facevo urbanistica, lo facevo con i filosofi, lo facevo con i medici, ci scambiavamo, eravamo un unico gruppo. Io alle volte ho fatto esami a Sociologia a Trento facendo venire una ragazza dalla Sorbona che aveva fatto legge e ha fatto l'esame insieme a me. E il professore non ha detto nulla, io sono andato da lei a fare l'esame altrettanto. È stato considerato come una perdita di tempo questo. Quello era il bello di quello che è stato il momento dell'esplosione, dove ci siamo misurati su altri parametri. I nuovi parametri purtroppo della modernità vanno ricostruiti e non solo da un processo emotivo, devono diventare un processo della conoscenza e della consapevolezza. Ora, non vi dico nient'altro, io non so come farlo, ma al discorso di Angelo, perché non proviamo a pensare in che modo storicamente possiamo essere presenti e contribuire a questo cambiamento? Grazie. Ma ci sono le riflessioni che ha fatto Giovanni, sono importanti. Perché c'è questo conflitto? Questo. Aspetta. Va bene, sì, lascia così. Sì. Sono importanti, ma cioè, non so, voglio dire, per precisare un po', cioè, è chiaro che la nostra testimonianza bisogna viverla dove viviamo, no? La testimonianza principale, però Nova Canna vuole essere anche un piccolo esperimento, non solo di legittimazione delle nostre soggettività, dei nostri desideri, ma anche come una proposta al mondo, sempre tenendo conto, voglio dire, del nostro piccolo, ma è la proposta che è grande, noi siamo un piccolo gruppo, ma la proposta è molto grande, quindi dare un pochino più di tempo, di attività proprio per organizzare questa proposta perché il mondo se ne accorga, ecco, penso che voglia dire questo, cioè, siccome ci sono tante professionalità e quindi metterle insieme già in un progetto di proposta si può fare e diventa, voglio dire, qualcosa di concreto. È questo che volevi dire? Sì, ecco, che hai detto, ecco. Sì, cioè, è di finire di aspettare che ci sia qualcun altro che va avanti, dobbiamo avere il coraggio di andare avanti noi, cioè con quello che abbiamo, cioè con il nostro, con la nostra visione, con il nostro desiderio, con le nostre capacità. Ma io sono soddisfatta, voglio dire, veramente degli interventi che ho ascoltato, perché mi hanno confermato una volta in più, cioè, la bontà dell'essere umano, la creatività dell'essere umano, la speranza dell'essere umano, e adesso occorre, voglio dire, l'incarnazione fino in fondo, però ci sono tutte le condizioni, sia chi ha parlato da lontano, sia fra quelli che hanno parlato da vicino. Comunque, se c'è ancora qualcuno che vuole parlare, sia in sala che in quelli con i quali siamo in comunicazione, bene. Lunedì c'è la preside di una scuola di quel paese dove c'è stato il naufragio. Sono state 70 morti con 18 bambini. Che ha proposto ai suoi allievi di portare lunedì e andare a scuola con una striscia bianca al braccio, per testimoniare la scelta dell'umanità, per testimoniare che sono pronti ad accogliere, non è vero che non vogliono accogliere quelli del paese. Ecco, io volevo fare la proposta e di spazzola che lunedì tanti abbiano la fascia bianca al braccio, per dire che è l'essere umano il valore, nient'altro. Questa cosa qua, che è la vita umana e che l'Italia, l'Europa, il mondo vuole questo, non vuole altro. Cioè, quello che stiamo facendo insieme, io lo trovo molto importante e mi va bene. Cioè, certo che bisogna poi
quagliare un po', cioè quello che ci diciamo dobbiamo cercare di a piccoli passi farne proprio delle incarnazioni, delle realizzazioni, ma questo voglio dire, io sono sicura che ci arriveremo, tanto voglio dire che ci arriviamo, cioè a livello personale ci siamo già arrivate, vedo, ci siamo già arrivate almeno quello che è costato, cioè da riuscire, voglio dire, a fare un piccolo progetto comune, anche se piccolo, e questo è un po' più laborioso, ma è una sfida, perché l'umanità per cambiare orizzonte deve lavorare insieme, riconoscendo i talenti di ognuno, e non solo i talenti di ognuno, ma essere capace di organizzarli per il bene di tutti e per il bene del mondo, che non è semplice, questo non è semplice. Però perché non siamo abituati, ci abbiamo visto la diversità come una difficoltà finora, e quindi ci siamo difesi dalla diversità, siamo entrati in conflitto. Ora bisogna cominciare a vedere la diversità come un valore, cioè è veramente la singolarità di ognuno che è diverso dall'altro, è il nostro... È il nostro valore veramente questo, no? Perché possiamo, voglio dire, veramente organizzare il mondo, e ognuno ha una proposta e una capacità di organizzare il mondo in una maniera diversa. Allora anche questo bisogna sempre tenere in mente, vabbè, questo è un vecchio discorso di Novacana, che il valore dell'umanità è proprio la soggettività, che è una diversa dall'altra. Questo e quindi in futuro dobbiamo, cioè, quando parliamo di progetti e pensiamo al futuro, dobbiamo sapere come mettere insieme, come utilizzare, come mettere insieme queste diversità. Io personalmente, cioè, non faccio fatica, però non ho trovato ancora il modo, cioè, non faccio fatica e riesco a metterle insieme. Ho partecipato non solo a Novacana, che sono tanti anni che facciamo convivere e uso, cioè, le diversità più, cioè le diversità che ci sono nel mondo, però ho partecipato anche a gruppi esterni, anche di una certa importanza, una volta, voglio dire, dove spontaneamente sono riuscita a far dialogare gente che storicamente era proprio in conflitto totale, da un punto di vista politico, in conflitto totale, che non riuscivano mai a stare insieme. E mi hanno richiesto, voglio dire, hanno richiesto anche non solo cioè la qualità per cui ero in quel gruppo, che era la qualità di ciascuno, no? Che era un gruppo politico, ma proprio la professionalità di farli stare insieme. E così anche quando ho cercato di organizzare un gruppo della complessità, che erano tutti più o meno tutti scienziati, mi hanno riconosciuto la capacità di farli dialogare e valorizzare le professionalità e le specialità di ognuno. Cioè, ho detto questo per dire che io riesco a farlo, perché ho molto chiaro il valore, cioè, mentre quando uno mi parla, voglio dire, praticamente da come mi parla io capisco che cosa può fare per il mondo e cosa può fare, l'arricchimento che può dare in un gruppo, però mi è difficile trasmettere questa capacità, capito? Cioè, la vedo, riesco a usarla, però mi è difficile usare, cioè trasmettere questa capacità di vedere proprio il valore in ogni singola persona, e essere capace anche di dire, allora, questa persona può fare quello, quest'altro può fare quell'altro, li colloco in un progetto comune di cambiamento, però non riesco ancora a trasmetterlo, magari insieme possiamo arrivarci.
possiamo arrivarci a vedere come usare la diversità di ogni persona per un progetto comune, perché questa è la sfida anche della convivenza umana nel futuro. C'è una cosa molto concreta, perché certe cose che arrivano è perché non siamo capaci di mettere insieme la diversità che ogni persona ha. Cioè, i conflitti nascono così, quindi per superare il conflitto bisogna capire fino in fondo il valore di ognuno. La difficoltà è metterlo insieme in un progetto comune, utilizzare questa singolarità di ognuno per un progetto comune, però penso che ci si possa provare, perché la comunità è questa. La comunità è questa, se no non usciremo mai dalla società che attraverso delle regole ci impone di essere in un certo modo, che è anche una cosa positiva questa, però ne sentiamo il limite, perché non ti lascia esprimere proprio il tuo valore personale, mentre la comunità è la capacità di accogliere il valore personale di ognuno, e però dobbiamo impararlo. Angela? Sì? C'è Mariella online. Mariella, puoi intervenire? Allora, ciao a tutti. Volevo dire una cosa. Io per caso sono stata invitata il 30 marzo a un simposio che si terrà a Roma sull'intelligenza artificiale, perché molti intellettuali, molti studiosi si stanno ponendo il problema appunto del rischio che il potere sempre maggiore e veloce che sta assumendo l'intelligenza artificiale e può creare appunto in questo contesto, proprio perché l'intelligenza artificiale non rientra nell'unicità, nella visione che ognuno di noi appunto è unico, irripetibile e creativo. Dato che io, diciamo, sono finita in questo invito per caso, mi ritengo completamente inadeguata alla cosa, volevo proporre appunto se qualcuno di voi, addirittura se andasse Angela a fare una proposta, perché siccome si sta cercando di avere una visione anche alternativa a questo e di creare un qualcosa di diciamo che riesca a fare rete e a non soltanto limitare i danni, dare anche una visione diversa. Io credo che appunto Angela o qualcuno di voi potrebbe essere più adatto di me. Quindi, se volete, io do i riferimenti alle persone che l'hanno organizzato, perché credo che la visione di Angela in questo contesto avrebbe un significato importantissimo. Grazie Mariella. Grazie Mariella. Grazie. Secondo me sarebbe da creare un incontro, da studiarlo sul discorso delle icone, sulla Madonna delle icone russe. Perché veramente crea un linguaggio e un contesto assolutamente necessario in questo momento per aprire un discorso di pace. Bene. Secondo me questa cosa. Io non l'ho recepita, voglio dire, l'ho recepita come sua esperienza, non come proposta. Ma se ne... No, no, sì, sì. Sì, 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 certo, all'esperienza però. Può si trasformare in proposta. Come una ricerca pubblica, perché le icone sono un patrimonio storico dell'umanità, certo. Capito? E nascono dall'esperienza russa, dalla cultura russa. Sì, e, sì. E la visione di Maria è propriamente questa di Novacana, quindi che rinnova tutta la storia umana attraverso la figura dell'umanità di Maria. Quindi secondo me sarebbe molto importante provare a fare un progetto di ricerca su va bene questo. Voglio dire, cioè... ah, bene, bene, ottimo, ottimo. Rosalia, se mi inviti io vengo volentieri alla tua ordinazione. Qualcuno chiede se si può fare online, in modo così per mettersi in rete. Sì. Io sarei felicissima. Ora, online non so dire, perché io sono un po' ignorante in materia, quindi non saprei.
Io sono a Novara, non so, qualcuno è nelle vicinanze? Allora, dunque, facciamo in questo modo, siccome sarà a settembre, sì, quindi c'è tempo, in uno dei prossimi incontri, quando ho definito bene il luogo, perché ovviamente devo cercare un luogo neutro, ve lo faccio sapere sicuramente. Grazie. Diversamente non... potete magari cercarmi su Facebook, dove ovviamente metterò anche questo, Rosalia di Pace Fra Pietri, insomma, non saprei se no come fare. Benissimo, benissimo, voi. Ma già quello va bene. Importante. Mi piacerebbe che ci fosse anche Angela, vi dico la verità, perché lo stavo già pensando. Va bene, vedremo. No, io accetto tutto, poi dopo faccio quel che posso, ma accetto tutto di principio, poi dopo faccio quel okay. che posso, d'accordo? Grazie. Ti aggiorno più avanti, grazie. Grazie a voi. Bene, allora adesso c'è ancora qualcuno, se no chiudiamo. No, chiudiamo. Chiudiamo? Non c'è nessuno qua. Ecco, allora il prossimo incontro sarebbe la prima domenica di aprile, che mi pare che sia la Domenica delle Palme, no? Il 2, la Domenica delle Palme, e continueremo con questa dinamica che mi sembra che sia bella, no? Che sia bella. D'accordo, vi ringrazio e cerchiamo di fare il possibile per orientarci, voglio dire, a una nuova umanità. Soprattutto pensiamoci. Ah, ecco, aspetta, c'è Bruno che vi deve dire una cosa. Il centro di dialogo è la sostanza di Nova Cana. Però Nova Cana, per poter essere centro di dialogo, si è strutturata come associazione. Poter garantire la sopravvivenza e la legalità dei nostri incontri, delle attività di Angela, di poter mangiare e dormire insieme. Quindi un'associazione e come tale, voi sapete, vive e sopravvive attraverso il contributo di soci. Per cui sono qui anche per chiedervi il rinnovo per chi non l'avesse già fatto e l'adesione, se volete, per chi è nuovo. Ecco. L'adesione, diciamo, è di 20 euro attualmente. Poi vi rivolgete poi a me. Un'altra cosa, essendo un'associazione di promozione sociale, ci è stato concesso, abbiamo ottenuto, diciamo, la possibilità di chiedere, di ottenere, insomma, il 5 per 1000. Il nostro codice fiscale, diciamo, che verrà dato attraverso Luciano, attraverso la mail, verrà posto anche già nel sito e verrà comunicato in altre forme successivamente. Tra poco, perché ormai entriamo nel periodo delle denunce di redditi. Inoltre, essendo anche ancora APS, è possibile effettuare delle donazioni che poi, diciamo, a fine anno possono essere detratte dalla vostra denuncia di redditi. Grazie Bruno. E allora adesso andiamo a preparare la pranzo. Ciao a tutti, ciao. Buona domenica, grazie. Ciao a tutti.